Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi vediamo pronostici e modalità di utilizzo dal mio programma per PC con Windows, Lotto Doppio Gioco, che ho chiamato edizione Plus con le terzine magiche. Capirete perché si chiamano le terzine magiche. Questo, come sempre vi dico, è un programma che funziona solo con Windows, quindi niente telefoni cellulari, niente Mac. Funziona solo con Windows, è molto 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 leggero, non può creare nessun problema al vostro computer perché non scrive nulla sul registro. È un programma che funziona benissimo anche con computer di diversi anni fa, anche un computer di 15 anni fa, anche 20 anni fa va benissimo, è veramente molto molto leggero, ma soprattutto è tanto tanto efficace. Quindi invece di giocare a caso, guardiamo come si può sfruttare la tecnologia, quindi come si possono utilizzare questi programmi per avere dei pronostici che possono dare dei bei risultati. Facciamo una cosa, oggi oltre a spiegare, diciamo, l'utilizzo, metterò proprio dei pronostici verso la fine, quindi dei pronostici utili per chi non ha questo programma, non lo vuole avere, non lo vuole comprare, non lo può avere perché ha solo un telefono, quindi ci sono dei pronostici. E poi vi spiego, insomma, chi invece ha questo programma, come può utilizzarlo al meglio per ottenere i nuovi pronostici specifici a partire da stasera, 5, settembre. 5 settembre, siamo arrivati a settembre. E va bene, iniziamo subito. Vedete, questa è la videata iniziale. Si clicca questo bottone, clicca per preparare i pronostici e viene fuori, diciamo, questa videata. E mi sono già spostato alla estrazione 4123 del 18 agosto. Perché? Intanto vi faccio vedere come ho fatto questo. Vedete, cliccando questo bottone si va all'ultima in archivio per un nuovo pronostico, quindi un pronostico calcolato all'ultima estrazione. Ok, andando indietro e avanti con questi bottoni, qui si va indietro di una estrazione per volta, vengono indicati i pronostici calcolati alla estrazione indicata qui sopra. E poi quei pronostici sono validi per le classiche 5, 6, 7 volte, a meno che non li calcolate all'inizio del mese. Se li calcolate all'inizio del mese, allora possono essere validi da seguire anche per tutto il mese. Perché questo? Ma non c'è un motivo specifico, è solo che magari uno fa un pronostico all'inizio del mese e va bene comunque seguirlo per tutto il mese. In altri, diciamo, a pronostici calcolati in qualsiasi altro momento vanno bene per le classiche 7 volte. 7 volte è proprio la cosa più giusta. Bene, io sono andato indietro all'estrazione del 18 agosto proprio per avere 7 estrazioni successive fino all'ultima in archivio, 7 estrazioni successive da controllare. Questo programma ha la particolarità. Spostiamo questo. Allora, questo programma ha la particolarità di poter suggerire quali sono le migliori ruote di gioco. Ok, quindi questo lo fa in modo automatico, basta cliccare questo bottoncino. Quindi io sono all'estrazione del 18 agosto, faccio qui, vedete, suggerisci le migliori ruote di gioco. Lui fa un veloce calcolo. E mi dice per esempio che la miglior ruota di gioco rispetto a questo pronostico del 18 è Napoli, perché ha un ritardo nel risultato. Lui che cosa fa in pratica? Non è un segreto questo. Va ad applicare l'algoritmo, questo invece è un segreto l'algoritmo, ma lo va ad applicare nelle 20 estrazioni precedenti e se non ha trovato risultati dall'algoritmo vi dice quale è la ruota o quali sono le ruote che sono in ritardo nel dare il risultato. E di solito sono una, due, al massimo tre. Se tutte le ruote hanno dato risultato, allora nessuna ruota è consigliata, preferire Bari. Quindi se tutte quante sono, diciamo, non ce n'è nessuna che è la ruota consigliata, allora il gioco si porta avanti su Bari. D'accordo? In questo caso è Napoli, quindi cosa faccio? Mi dice che alla estrazione del 18 agosto la ruota giusta da seguire è Napoli. Quindi vado qui sopra, vedete Bari, cambio ruota e arrivo su Napoli.
E vedo che questi sono i pronostici calcolati per Napoli. Ma vedo anche che ci sono già due numeri indicati in rosso. Che cosa vuol dire questo? 60 e 68. Intanto il pronostico come funziona? I due numeri principali valgono anche per ambata. Ok? E poi si accoppiano con questi ambi a formare delle terzine. Per esempio, la prima terzina qui era 60, 16 e 10. Poi 60, 68, 36, 60, 64, 1, 60, 13, 35 e così anche dall'altra parte. Quindi per questo si chiama doppio gioco, sono due giochi. Se si vuole ridurre un pochino, si può seguire anche solo un gioco, ok? Comunque anche se uno li segue tutti, non sono tante giocate. Attenzione a due cose, attenzione all'ambata, che è molto importante, quindi chi segue il gioco d'ambata questi due numeri li segua assolutamente. E anche attenzione al terno che può sortire, quindi qualcosa poco poco, anche 20 centesimi, metteteli sul terno. Ok, in questo caso Napoli, il pronostico calcolato all'estrazione del 18/8/2020, giocata numero 1, vedete qui 60 e 68. 60-68 è indicato qui in rosso, 60-68 perché ha dato un ambo. Quindi ha dato risultato al primo colpo. Andiamo a vedere andando avanti, vedete questo bottone avanti, vi fa vedere il risultato al secondo colpo, non c'è niente, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Ok, ha dato risultato al primo colpo e basta. Adesso ci spostiamo rispetto al pronostico del 18 agosto, andiamo avanti di una estrazione, vedete qui sotto, clicco avanti e siamo al 20 agosto. 20 agosto. Anche qui faccio suggerisci le migliori ruote. Ok, e non me ne ha trovata nessuna, nessuna. Questo è il caso che vi dicevo prima. Se nessuna ruota è consigliata, preferire Bari. Quindi va bene già il pronostico che sta indicato qui, perché la ruota è quella di Bari. Quindi il pronostico è questo. E vedete che è già indicato in rosso, vuol dire che è già uscito al primo colpo. Eccolo qua, Bari, primo colpo, in prima posizione. Quindi ci ha dato risultato Bari. Andiamo a vedere le estrazioni successive. Guardate al secondo colpo, 10,72. Ed ecco un'indicazione utile per chi ha il programma. Non fermatevi, cioè, con questo programma in particolare, doppio gioco, non è il caso di fermarsi se ci sono risultati al primo colpo. Se lo si desidera, si può continuare il gioco per le classiche 7 volte. O ripeto, se avete calcolato un pronostico alla prima estrazione del mese, seguitela per tutto il mese. In questo caso abbiamo l'ambo da una delle terzine magiche, queste sono le famose terzine magiche. L'ambo 10,72, l'ambo in terzina paga abbastanza e non è poco rispetto a quanto si gioca, insomma, chiaramente. Andiamo a vedere se ci sono stati altri risultati. E qui abbiamo solo 6 estrazioni utili, no? Perché già siamo andati avanti di una estrazione rispetto a quella che era del 18 agosto, adesso siamo al 20 agosto, quindi abbiamo solamente 6 turni davanti. Ok, qui abbiamo visto che Bari ci ha dato risultato. Andiamo avanti al 22 agosto e vediamo quali ruote ci suggeriva al 22 agosto. Facciamo proprio la simulazione, come se uno avesse giocato tutti i pronostici calcolati a ogni estrazione, a partire dal 18 agosto. Siamo arrivati al 22 agosto. Vediamo che abbiamo Napoli e Roma segnalati validi. Napoli e Roma. Vedete qui a destra? Napoli, Roma. Quindi andiamo a vedere Napoli. Questo era il pronostico per Napoli, questi due. Andiamo a vedere, al primo colpo non è successo niente. Andiamo a vedere al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. Quinto. Possiamo arrivare al massimo al quinto. E non ci ha dato niente. Non ci ha dato niente. Quindi Napoli non ci ha dato nulla, però andiamo a vedere Roma. Ok, Roma abbiamo il 79 al primo colpo come ambata. Vediamo se poi c'è stato qualcos'altro. Oh, guardate che bello! Roma al terzo colpo abbiamo un doppio ambo. No, no, non è vero, scusate, un ambo 73-18, perché poi qui questo 73 si ripete. Quindi abbiamo due ambate, 73-79 e l'ambo 73-18. Ok, eccolo qua, 73, vedete qui, e 18, l'ambo, il terzo colpo. Andiamo a vedere se ci sono state altre cose, ancora un'ambata al quarto. È veramente molto interessante, eh? Ok,
A questo punto abbiamo potuto provare solo quattro estrazioni ed arriviamo a quello che è il pronostico per adesso, il pronostico che possono giocare tutti. Perché? Arriviamo al pronostico del 25 agosto e facciamo, suggerisci le migliori ruote. Abbiamo Milano, anzi, attenzione, questo è un pronostico che ancora non è valido per tutti perché questo pure ha dato risultati, penso proprio. Perché Milano, andiamo a vedere un attimo, allora, Milano ha dato già risultato, quindi ha dato doppio ambo, 42-49, eccolo qua, 42-49 e 42-57, quindi scusate, prima ho detto che possono giocarlo tutti, non è vero, perché questo ha dato già risultato. Ha dato già risultato al primo colpo, primo colpo, Milano, doppio ambo. Importante, insomma. Andiamo avanti, secondo e terzo colpo e quarto, ecco qua, ci sono quindi quattro estrazioni possibili da controllare, non c'è un'altra ambata e va bene. A questo punto andiamo alla estrazione del 27 agosto, facciamo, suggerisci le migliori ruote e abbiamo tre ruote valide. Guardiamo Genova. Genova ci ha dato l'ambo 74-81, quindi Genova non è da seguire, è già uscito 74-81. È vero che vi ho detto che possono tornare fuori e chi ha questo programma dovrebbe continuare a giocarli, però adesso diciamo in questi voglio dare un pronostico per tutti e quindi è inutile che do un pronostico su una ruota che ha già dato risultato. Vediamo magari una ruota che non ha dato ancora risultati, ok? Quindi 74-81. Genova ha dato risultato, quello qua 74-81. Cambiamo ruota, andiamo su Napoli, avanti, ed ecco qui Napoli in tre colpi non ha dato nulla, ed ecco questo è un pronostico che è valido per tutti, ok? Anche per chi non ha questo programma può seguire questo pronostico. Allargate qui la videata per vederlo, ok? C'è il primo gioco 73-16-36, 73, 10, 64, 73, 1 e 13 e così via. Dall'altra parte li vedete 1, 2, 4, 1, 6, 8, 1, 10, 12, 1, 14, 16. Ambo eterno e le due ambate, 73 e 1. E poi andiamo a vedere Venezia. Venezia, se ci sono stati i risultati in tre colpi. Primo colpo niente, due, secondo colpo niente. Terzo colpo, niente. Quindi anche a Venezia questi sono numeri interessanti. 73, 44, 9, 73, 37, 4, 73, 25, 34, 73, 7, 5 e così insomma li leggete i numeri del secondo gioco. Quindi questi sono validi per tutti, sono buoni, buoni stasera, 5 settembre, si possono seguire. Però chi ha questo programma, chi lo volesse... E quindi lo prende entro oggi e ha questo programma sul proprio PC, ne approfitti perché lo sto mettendo a un prezzo più basso, e trova qui a destra trova il mio numero WhatsApp per richiederlo, oppure sotto trova il link per ottenerlo direttamente in basso sotto nella descrizione. Bene, chi ha questo programma è meglio che si posiziona all'ultima in archivio, quindi cliccherà questo bottone, posizionati all'ultima in archivio, dove non sarà suggerita nessuna ruota, perché ho già provato, non c'è nessuna ruota particolare e quindi in questo caso è proprio da seguire Bari. Quindi chi ha questo programma si posiziona all'ultima in archivio, dopo aver aggiornato le estrazioni ovviamente, e poi prende i numeri di Bari e li porta avanti per 7 volte. Ripeto, se esce un ambo al primo o secondo colpo è possibile che continui, quindi continuate a seguirli, insomma, se decidete di seguire un gioco. Bene, ripeto, è un programma facilissimo da usare, davvero leggero, non può creare nessun problema al vostro computer, quindi prendetelo con fiducia. È anche uno di quelli che preferisco. Si chiama Lotto Doppio Gioco Edizione Plus. Con le terzine magiche, ultima versione 2020. Vi ringrazio per l'attenzione e prego mettere mi piace se volete che ogni tanto metto qualche video come questo. Lo dico anche per quelli che non hanno un computer, quindi possono avere i pronostici direttamente.
Ecco, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e se volete lasciate pure un commento e ci sentiamo alle prossime. Grazie a tutti, buon sabato, buona domenica, ci sentiamo presto, ciao ciao!